centro culturale, la biblioteca sarà trasparente. L'invito è stato mandato a tutti i consiglieri, naturalmente, anche all'ex sindaco Menazza, che ha iniziato questo percorso, all'assessore della cultura Forlan e a vari altri personaggi politici e delle istituzioni della zona. L'inaugurazione avverrà dalle 15 in poi di domenica 8 dicembre e poi per tutto il mese, quasi ogni giorno, ci sarà una manifestazione. Stiamo definendo entro lunedì il programma e poi verrà dentro modo. Grazie Vice Sindaco, mi pare non ci siano altre comunicazioni, se non informare che ci saranno le riprese del Consiglio Comunale oggi. Terzo punto all'ordine del giorno, domande di attualità, mi pare ce ne siano due. Andiamo in ordine cronologico secondo come sono arrivate. La prima domanda di attualità è stata presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, consigliere Osvaldo Bianconi. Vuole dare lettura? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Domanda di attualità riguardo l'ospedale Veneto del Veneto Orientale. Considerato che la prima commissione di consiglio della Regione Veneto ha espresso a maggioranza parere favorevole all'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, prendendo spunto dalle osservazioni nella conferenza dei sindaci, in modo particolare dal documento discusso e votato nella seduta del 16 luglio 2013, in cui si parla in modo esplicito della realizzazione di un ospedale unico per il nostro territorio, documento che alleghiamo alla presente, segnalando inoltre l'articolo pubblicato online sulla Nuova Venezia il 27 luglio 2013, in cui vengono riportate le dichiarazioni del direttore generale del VASD 10, sempre inerenti alla realizzazione di un'unica struttura ospedaliera, si chiede quale sia la posizione dell'amministrazione riguardo alla possibilità di avere un'unica struttura sanitaria per il Veneto orientale e quali siano gli strumenti di informazione che deve usare per informare adeguatamente la cittadinanza di Musilla e di Chiari su un tema che segna in modo così importante il futuro della nostra comunità civile. Si gradisce una risposta da darsi anche questo. Grazie. Grazie consigliere, risponde il sindaco. Buongiorno a tutti. La domanda di attualità del consigliere Bianconi è per certi versi anche scontata nella risposta, nel senso che quando lei evidenzia sia il documento della conferenza dei sindaci e quindi il parere che ha dato la conferenza e sia un piccolo passo sulla Nuova Venezia del 27 luglio in cui vengono riportate le dichiarazioni del direttore del dottor Bravezza, sempre inerenti alla realizzazione dell'unica struttura, e poi chiede all'amministrazione e quindi in particolare al sindaco in questo caso che ha partecipato alla conferenza dei sindaci e ha seguito un po' questa vicenda, è chiaro ed evidente che qua ci sono solo alcuni degli articoli di stampa che sono usciti negli ultimi mesi, cioè abbiamo anche fascicolato diverse questioni, doveva essere altrettanto evidente che l'amministrazione e il sindaco è uscito più volte a sostegno dell'ospedale unico. Pertanto se la domanda era questa, credo fosse molto chiaro a tutti i cittadini che leggono la stampa o che seguono un po' le vicende dell'ospedale, ma ovviamente è giusto portarlo anche in questa sede istituzionale per dire quelle che sono le questioni. Allora, la relazione della conferenza dei sindaci è molto chiara, dove ci vogliono sicuramente tutti, siamo indirizzati verso l'ospedale unico, ma ci deve essere altrettanta chiarezza che l'ospedale unico è una struttura che verrà costruita comunque a medio termine, quindi si dicono di 7-8 anni perché sia comunque completato, e quindi da qui ai prossimi 7-8 anni le difficoltà o comunque le incertezze e le rassicurazioni che vuole la politica del territorio è quella di garantire gli standard di efficienza quantomeno uguali a quelli che oggi ci sono e non destinare tutte le risorse nuove per una nuova struttura mandando in difficoltà la sanità del Veneto orientale per i prossimi anni. Quindi questa è la chiarezza e la rassicurazione che tutti i sindaci hanno messo in campo. Detto questo, mi pare che ci sia stata una forte accelerata dal nuovo direttore generale, dottor Bravezza, in questo senso, avallato dalla Regione Veneto che ha dato in più occasioni in due uscite anche sui incontri ufficiali istituzionali il parere sulla questione dell'ospedale, quindi anche sulla copertura finanziaria dello stesso e su quelle che dovrebbero essere poi le destinazioni degli attuali.
poveri e presidi ospedalieri. E l'ultima legge delibera regionale del 2013, la numero 65, se non sbaglio, che parla delle nuove scale ospedaliere, inserisce come titolo della delibera l'ospedale unico di rete, ma si comincia a delineare la parola unico. Oggi ospedale unico di rete, domani ospedale unico in un'unica struttura. Pertanto è chiaro anche da parte dell'indirizzo, da parte della regione, che questo sarà il futuro. È ovvio che quando si è aperto questa questione, e io ringrazio la regione, l'assessore Sermaggiotto, l'assessore Coletto, il governatore Zaia per questo, perché hanno finalmente posto e mandato alla politica territoriale locale le questioni di decidere, perché per 20 anni siamo rimasti al palo, e dobbiamo dirlo, solo per una questione di campanili, perché una volta andava a votare Sanonà e quindi non si poteva toccare l'ospedale di Sanonà, una volta andava a votare Porto Guaro, non si poteva toccare Porto Guaro, una volta si andava a Jesolo, quindi tutti giù le mani dall'ospedale, perché poi ci sono le questioni anche politiche. È ora, e l'abbiamo detto in più occasioni, che la politica faccia un salto in avanti rispetto a questa questione, guardi un territorio più ampio e non guardi il singolo campanile. Pertanto questo dovrà essere il futuro della sanità se non vogliamo rimanere al palo. Certo, con tutte le rassicurazioni e tutte le certezze che questa scelta è importante, come diceva lei nella domanda dell'autorità, devono essere poste all'attenzione. Pertanto credo che il fatto che ci siano queste schede, il fatto che il direttore abbia mandato una griglia, diciamo, di candidatura a tutti i comuni per poter, con pari dignità, presentare una domanda per poter essere visti come protagonisti di questo territorio per l'eventuale anche costruzione in sede dell'ospedale unico, ovviamente tenendo conto di tutta una serie di parametri che sono quelli dell'accesso, della viabilità, di una rete di infrastrutture che poi possa consentire in modo veloce e anche paricentrico a tutta la nostra AST di dare pari dignità al paziente, quindi al cittadino che si trova magari nel Porto Guarese o nel limite estremo, insomma, del nostro territorio per quanto riguarda la AST 10, di avere una situazione paricentrica. Per cui chiaro che stiamo parlando di località che possono essere vicino a Cesa, Sanstino, Torre di Mosto, quello è un po' il baricentro rispetto al San Matese del Porto Guarese, da là da là verranno fuori le soluzioni. Però abbiamo visto sulla stampa poi le corrente che sono uscite, attraverso soprattutto Bertoncello di Porto Guaro, che ha una questione aperta che appunto va oltre a quella che è la scelta dell'ospedale, ma diventa una scelta politica, ed è stato stoppato in questa iniziativa anche dallo stesso sindaco di San Donato Cerasai, che dalla sua parte, quando dice ospedale unico, Cerasai stoppa per Concello, basta con le dichiarazioni dei giornali, le note di campanile, lavoriamo per questo territorio. Quindi si sta comunque sviluppando una rete che va oltre ai campanili, alla politica di casacca, per arrivare a una soluzione così importante. Noi crediamo che questa sia la strada giusta, soprattutto perché abbiamo un ospedale di San Donato che potrà essere rivisto con questa nuova struttura come quella di Porto Guaro, con un recupero importante dal punto di vista del valore immobiliare, nel senso che abbiamo comunque un'area vasta con una grossa un indice di cubatura importante, ma soprattutto abbiamo Jesolo, che ha una struttura lungomare che è molto molto appetibile per chi deve investire nell'edilizia turistica. Pertanto ci sono le condizioni per recuperare anche delle risorse importanti. La regione ha già messo da parte e ha già detto che le risorse ci sono, non aspetteremo molto perché adesso la scelta va sui sindaci, va sui territori, per cui fate una volta per tutte i protagonisti di questo territorio e abbiate il coraggio di decidere. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda questa maggioranza, sicuramente ne abbiamo parlato già a suo tempo, anche con la precedente amministrazione, tra l'altro, che questo era un tema importante sul quale dovevamo andare avanti. Dobbiamo garantire dei servizi minimi, quindi quelli ambulatoriali, quindi i servizi minimi del nostro contribuente, del nostro cittadino, anche nelle sedi staccate ovviamente di San Donà, ma saranno servizi minimi. Come dobbiamo garantire a Jesolo, soprattutto vista la presenza turistica, un pronto soccorso d'eccellenza, un bel soccorso, quindi che sia in grado di sopperire a quei grandi turisti che ogni anno invadono appunto il litorale, ma sono tutte questioni sulle quali c'è la garanzia dell'ASL, perché è dovuta, e della regione stessa. Adesso è la politica che è chiamata a questo tipo di scelta. Devo anche dire che Bramezza, non per difendere il direttore, ma si
sta muovendo veramente con una capillarità che va anche oltre a quello che è il ruolo del direttore generale, perché ci siamo visti lunedì scorso a Sanstino, al teatro, dove incontrava per esempio tutte le associazioni del volontariato e le sezioni avvisine del territorio. È un passo importante da parte del direttore con i suoi dirigenti dell'ASL per spiegare cosa comporta anche in termini pratici a chi poi l'ospedale lo frequenta anche per la collaborazione del volontariato, per esempio, come quella di lunedì scorso, e in altre occasioni dove incontra categorie, dove incontra i sindaci, dove incontra le amministrazioni. Potrebbe essere una buona occasione anche quella di invitare il direttore a venire per fare un incontro, un dibattito pubblico. Lui è disponibile a tutte queste uscite e quindi per questo anche lo ringraziamo già in anticipo. È ovvio che lui sta aspettando dalla politica un sì sull'ubicazione adesso della struttura, per dire almeno mettiamo un passaggio, poi ragioniamo su tutte quelle che sono anche le questioni delicate per l'effetto tampone per poi i prossimi anni, diciamo, per mantenere le garanzie sanitarie e sociosanitarie di questo territorio in attesa dell'ultimazione del plesso, però si sta lavorando proprio anche nella capillarità e nel coinvolgimento della cittadinanza, come auspicato da lei nella domanda di attualità, e questo credo sia anche un merito da parte della direzione, che non si nasconde come spesso accade magari anche in qualche altro territorio dove le decisioni vengono prese dall'alto e i cittadini subiscono queste decisioni. Insomma, qua c'è un coinvolgimento e la situazione che un direttore si presti a una platea, a dei soggetti che a volte possono anche criticare queste scelte, abbiamo visto anche qualche articolo appunto contrario a questo tipo di iniziativa, è meritevole, perché non sarebbe il suo ruolo, lui non è un politico, però scende a fianco dei sindaci della regione per dire noi abbiamo queste ragioni, voi mettete sul tavolo le vostre, discutiamone, però pensiamo di aver intrapreso la strada giusta, se non vogliamo, ripeto, che le nostre menti eccellenti dal punto di vista professionale, i nostri primari, i nostri medici, scappino, perché sui nostri plessi mancano oggi tecnologie all'avanguardia, quindi sono più appetibili le fughe verso Padova, verso Bologna, verso Milano, oppure gli stessi pazienti che vadano nelle altre vicine di Treviso, Padova, con porti vicino verso il Friuli per quelli di Porto Duaro, e quindi questa grande fuga di pazienti e quindi questa grande ricorsa poi a pagare, a recuperare e remunerare le altre vicine per le prestazioni sanitarie che vanno a erogare, quando invece noi potremmo avere un'eccellenza e mantenere una struttura sul territorio che dia un buon risultato su tutti i reparti e non su un reparto in particolare per la cittadinanza del nostro territorio. Ripeto, i cittadini, e l'ho detto più volte, sono già più avanti della politica quando parliamo di sanità, perché se un paziente, se un cittadino ha una patologia particolare, non va a Savona, non va a Jesolo, a Porto Duaro, ma si sa che questo reparto d'eccellenza è in un'altra ubicazione, in un'altra città, il cittadino ha già superato questo ostacolo, non chiede alla politica di intervenire, va direttamente, se è il problema oncologico ad Aviano, va a Treviso, va a Padova, eccetera. Quindi noi dobbiamo mettere il cittadino nella situazione di poter avere una struttura all'avanguardia che dia tutte le risposte in termini di vari reparti e quindi di patologie diverse in una ASL come la nostra, che è molto vasta ma che merita il giusto riconoscimento, perché in questi anni, anche come con l'autocritica politica che mi sento di fare, ha perso troppo tempo lasciando andare avanti quelle che sono le altre ASL del territorio, che invece hanno superato le barriere dei campanili e hanno portato avanti iniziative importanti che oggi appunto vedono i nostri pazienti a fughe appunto lontane da San Donato, da Porto Duaro, da Jesolo, eccetera. Quindi su questo dobbiamo lavorare. La strada intrapresa dalla conferenza è buona, ripeto, sia i sindaci sia il territorio sta lavorando su questo, la regione ci mette il suo, per cui ci sono tutte le caratteristiche. Per chiudere, siamo disponibili a invitare il direttore con il suo staff e con i dirigenti per una serata con la cittadinanza per mettere sul tavolo quelle che sono le proposte e anche le eventuali critiche appunto a un progetto così ambizioso. L'unico neo è che potrebbe essere come l'ospedale unico di Mestre, che doveva sopperire a tutti gli altri ospedali di Venezia, che poi alla fine è diventato il nome non più unico. Tutto qua. Potrebbe succedere la stessa cosa con dispendi di denari ulteriori non necessari. Per quanto riguarda l'incontro con Gramezza, direi che sì, sarebbe il caso di farlo, cioè, in tutta la città. Bene, passiamo alla seconda domanda di attualità, che è stata presentata ieri sera dal consigliere Capiotto. Se vuole darne lettura. Sì,
Messico relativamente ai lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria di Fossalta di Piave e il nuovo sistema metropolitano ferroviario regionale. Allora, do lettura. Il sottoscritto non segnalo perché ho in qualità di consigliere comunale del gruppo di progetto democratico in riferimento a, alla delibera di giunta comunale numero 133 del 2013, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria denominata di Fossalta di Piave in comune di Mugire di Piave. Ai finanziamenti approvati oltre un anno fa dal CIPE alla Regione Veneto per le opere relative al sistema ferroviario metropolitano regionale, già oggetto di domanda di autorità nel Consiglio Comunale del 31/10/2012. In riferimento a questo chiedo, uno, se nel progetto di ristrutturazione di cui sopra è stata inclusa la ristrutturazione del fabbricato viaggiatori, attualmente in stato di degrado e d'abbandono, in quanto nella delibera di cui sopra sono descritti solo i lavori viari e di riqualificazione delle aree esterne. Due, se relativamente al progetto del sistema ferroviario metropolitano regionale, in particolare per quanto concerne la realizzazione della stazione in località Croce, l'assessore ha avuto modo di attivarsi presso gli enti sovracomunali al fine di reperire le necessarie informazioni dello stato dell'ente e di poter pertanto informare il Consiglio Comunale dello stato dell'arte. Ecco, questo è il testo della domanda, a quale chiedo appunto una risposta. Grazie. Prego, rispondere l'assessore. Sì. La ringrazio intanto per non aver chiesto risposta scritta, perché alle 21.03 di ieri sera avevo un po' di difficoltà a reperire dati diversi da quelli che normalmente conosco. Per quanto riguarda il progetto, come lei ha ben visto, citava prima, è stato approvato un progetto di sistemazione dell'area, del parcheggio e del tratto, ci sarà una pista ciclabile che andrà a collegare l'attuale zona di incrocio con la Triestina, dove si fermano gli autobus di linea con la stazione. Il progetto in questo momento lo ha fatto la Regione, lo abbiamo approvato e successivamente diverrà competenza dell'amministrazione comunale il controllo della realizzazione. Per quanto riguarda la stazione, più volte noi abbiamo chiesto di poter utilizzare quei locali per sedi di associazioni. L'abbiamo fatto inizialmente per la Protezione Civile, l'abbiamo fatto per un'associazione di controllo del territorio, però da parte degli RFI nessuna risposta affermativa positiva in questo senso. Molto probabilmente anche RFI starà facendo la valutazione se dismetterla, se rilocalizzarla, questo anche nel futuro scenario di quelli che saranno gli sviluppi delle ferrovie. Per quanto riguarda la metropolitana di superficie, siamo sempre fermi all'approvazione da parte del CIPE del progetto della stazione. Si sta però ottenendo il finanziamento. Finanziamento che alla data odierna non si è ancora concretizzato, tant'è che l'ultima tranche di finanziamento andava a essere impiegata nel completamento della stazione di San Donato di Piave, mentre per Croce si era in attesa di completamento del finanziamento, perché quell'ottica erano inseriti due interventi. Grazie assessore Persico. Consigliere Cappiolo. Sì, allora io per quanto riguarda la prima parte della domanda, cioè resto un po' come dire basito, nel senso che noi abbiamo oggi tramite il finanziamento regionale a risistemare un'area. La parola basito, magari dopo userò altri termini assessori. No, mi parlavo loro. Dicevo che tra adesso ho parlato un filo, cioè andiamo oggi a riqualificare un'area della stazione di Fossalta. Quello che chiamo l'area, facciamo una pista ciclabile, diciamo, creiamo un parcheggio aggiuntivo, però di fatto c'è la struttura che è l'utilizzo poi di quello che è il fabbricato viaggiatori, quindi la stazione che rimane in uno stato di degrado e abbandono. Quindi io credo che sia il caso che anche questa amministrazione si attivi per chiedere per via dello Stato a
RFI e alla Regione Veneto che all'interno o implementino, diciamo, un finanziamento per una possibile, quantomeno, messa in sicurezza e che si creino i presupposti di non avere quello stato di abbandono e anche di spesso utilizzata anche propriamente da parte dei cittadini. Sentivo alcuni cittadini di Fossalta che appunto all'interno della stazione durante la notte succedono anche cose troppo, poco piacevoli, quindi penso che sia un'area da un fabbricato comunque da tenere in considerazione anche in funzione del tipo di progetto. E per quanto riguarda invece, e per questo chiedo appunto che si attivi in maniera forte, perché ripeto, non serve riqualificare un'area se poi c'è un fabbricato che sta di fatto cadendo. E per quanto riguarda la seconda parte della domanda, cioè dopo un anno, sapere che il finanziamento che è stato trovato dal CIPE, che è circa 122 milioni di euro per la regione nella quale devono essere inclusi il progetto della stazione di San Donà, ad oggi non si sa ancora bene una spiegazione, mi sembra una cosa abbastanza strana. Per cui invito anche qui in maniera veramente forte l'amministrazione comunale a prendere una posizione, anche perché andiamo a riqualificare una stazione, un'area di una stazione, su una linea che è basilare di grande importanza, e su questo sistema, su questo tipo di nuova struttura che dovrebbe crearsi, ancora oggi non si hanno risposte dopo 10-12 anni che se ne parlano e che deve essere una cosa per l'altra, leggevo che devono iniziare i lavori nel 2014 e il 2014 è domani. Quindi su questo aspetto io chiedo che ci sia un cambio di rotta da parte dell'amministrazione su chiedere alla regione l'UMI su questa vicenda. Cioè, non sto facendo una colpa all'amministrazione, ma credo che sia necessario attivarsi in maniera forte per avere delle risposte più puntuali e più precise. Grazie. Grazie Assessore. Per quanto riguarda l'uso improprio della stazione, l'ho preso per lei oggi, mi attiverò per verificare se corrisponde a vero quello che è stato riferito. Io dico, verificherò, a me nessuno ha riferito di questo uso improprio, per cui non avevo motivi per intervenire per verificare. Per quanto riguarda, ripeto, l'uso, noi avevamo anche chiesto di poterlo utilizzare. Poterla utilizzare vuol dire anche mantenerla in funzione e mantenerla viva. Purtroppo, ripeto, facendo anche varie richieste nel tempo. Ho capito, però, per quanto riguarda la scelta dei lavori, non dipende, ripeto, non dipende da noi, è un finanziamento europeo che la regione ha destinato per questo tipo di servizio, per questo tipo di lavori, quindi c'è o prenderli oppure dire no, investite da un'altra parte. In questo caso, anche assumendoci l'onere della direzione dei lavori, dell'appalto, con tutti i rischi che ne conseguono e le incombenze sul patto di stabilità, l'amministrazione comunale ha dimostrato la buona volontà nel decidere di fare i lavori di sistemazione. Noi speriamo che a breve ci sia anche da parte del CIPE non solo la promozione, ma ci sia anche l'erogazione del finanziamento. Questo andrebbe a rivalutare la stazione stessa e a far sì che fosse anche valorizzata e usata in maniera più massiccia. Ovviamente, per quanto riguarda la stazione di Croce, in tutte le sedi, in tutte le riunioni fatte finora, noi abbiamo sempre chiesto pressantemente che potessero partire i lavori della stazione di Croce. Tra l'altro, lei conosce benissimo l'individuazione dell'area, conosce benissimo le prassi che l'amministrazione comunale ha fatto affinché questo possa avvenire, però se il CIPE, oltre ad approvare il progetto, non stanzia materialmente il denaro, questo sarà di difficile attuazione. Io mi auguro che sia fatto al più presto, che venga rivalutata la metropolitana in superficie, anche perché questa andrebbe un attimo a togliere anche un po' quella pressione e quella lamentela che c'è dell'orario cadenzato, non cadenzato delle ferrovie, ma andrebbe a implementare quello che è l'uso della rotaia rispetto alla moto. Prego, sì, certo, la mia non era una critica all'amministrazione, era solo un avvertimento su quello che è
la situazione attuale della stazione, su quello che poi, dal mio punto di vista, riqualificando un'area con un fabbricato che comunque rimane in maniera, diciamo, in stato di abbandono, sicuramente non sarà una bella cosa da vedere, ecco, quello era un aspetto solamente puntuale. Quindi chiedevo che ci fosse una situazione per cui quel progetto, che già ormai è stato applicato, quindi si riqualifica un'area, conseguentemente si potesse in qualche maniera mettere con sicurezza o comunque in maniera di qualche lavoro di manutenzione straordinaria anche sul fabbricato. Grazie, abbiamo esaurito le domande di attualità. Quarto punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze, non ne sono pervenute. Quinto punto, decreto legge 102 del 2013 in materia di RSU, adempimenti, l'urto provvedimento dell'assessore Susanna. Prego. Buongiorno a tutti. Con il decreto legge 201-2011, dal 1 gennaio 2013 è entrata in vigore l'imposta TARES come sistema di gestione dei rifiuti, con la previsione anche di una maggiorazione per i servizi di residui. Con una serie di rinvii il legislatore ha concesso ai comuni di ricalcare, diciamo, le modalità di gestione dei rifiuti previsti con la TARES sulla TA1 e la TA2. Questo ente aveva già applicato nel 2012 la cosiddetta TA1 e quindi aveva già i requisiti previsti anche dall'imposta TARES. L'alternativa che è concessa in questo comune, come tutti i comuni, è quella di o formulare un regolamento TARES oppure di rifarsi alla TA1, quindi ai criteri già utilizzati con la TA1, aggiungendo però la maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadro. Con questa delibera si propone, in considerazione del fatto che con la legge di stabilità avremo la sicura abrogazione della TARES, che sarà sostituita probabilmente dall'imposta comunale unica, si chiede appunto ai consiglieri di deliberare in merito al mantenimento delle caratteristiche per la raccolta dei rifiuti della TA1, visto anche che il servizio funziona perfettamente, e di confermare la scadenza del 31 dicembre 2013 per il pagamento da parte dei contribuenti dello 0,3 euro per metro quadro. Si fa presente che questo 0,3 euro per metro quadro non passerà per le casse comunali, ma sarà un versamento che i contribuenti mediante F24 faranno direttamente allo Stato. Grazie assessore, ci sono domande? Passo la parola al Presidente della Prima Commissione Civile. Sì, buongiorno. Per quanto concerne la TARES, si chiede di confermare la scadenza del 31/12/2013 quale termine per il pagamento del saldo complessivo della maggiorazione pari ad euro 0,30 per metro quadro. Parere favorevole viene espresso da Susanna, da Gonco, Vazzoler e Simiele. Si astengono i commissari Biagon e Cassarà. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io penso che questa legge, la 102 del 2013, metti qualche ulteriore approfondimento, perché non si occupa soltanto di TARES, ma si occupa anche di IMU, si occupa di problemi fiscali e si occupa anche di CIG, di cassa integrazione guadagni. Per cui vediamo di fare un punto di configurazione sulla comunità fiscale, in maniera particolare sulla TARES. Mi risulta che la TARES, la nuova tassa sui rifiuti, presenta anche limiti di costituzionalità, cioè la partecipazione contributiva dovrebbe essere più equa e progressiva, come previsto dall'articolo 53 della Costituzione italiana, che recita così: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, vale a dire che tutti devono pagare secondo il proprio reddito. Secondo la TARES invece si paga in base alla superficie calpestabile, senza considerare il valore dell'immobile
che può essere di pregio ma può essere anche più modesto. La TARES in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, è stata contestata da molti comuni, soprattutto dalla provincia di Treviso. Io auspicherei che anche questa amministrazione prendesse anche dei provvedimenti in questo senso qui, perché è una legge, come ho detto inizialmente, è anche costituzionale. Primo punto. Secondo punto, è bene precisare che la questione rifiuti, la legge di stabilità, prevede l'incentivazione della raccolta differenziata attraverso premi e sanzioni. In sostanza, chi cicla di più paga meno, chi non cicla paga di più. Pertanto io chiedo se c'è la volontà di questa amministrazione comunale di aumentare la differenziata. Io questo discorso l'avevo già detto anche molto tempo fa, per cui che siccome siamo fermi ancora al 70%, aumentare la differenziata significa pagare meno in bolletta per gli utenti. Poi, come dicevo prima sempre, ci sono delle novità fiscali. Le amministrazioni locali avranno tempo, come abbiamo detto prima, fino al 30 novembre, per adottare il regolamento TARES. Potranno però essere introdotti riduzioni e esenzioni che considerano la capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISE. Il trattamento di favore andrà riservato a chi fa autocompostaggio. Vorrei capire se l'amministrazione in questo senso ha fatto qualcosa per andare incontro ai cittadini, visto che c'è la possibilità di pagare meno. Chiederei una risposta. Un attimo, vorrei che... Ha la parola il sindaco. Sì, poi lascio ovviamente all'assessore Susanna la replica tecnica e eventualmente all'assessore Persi, in rivolta anche di assessore all'ambiente. Una battuta solo politica però. Io ho fatto 5 anni parlamentare e quando vi era il governo Berlusconi il problema era tutto di Berlusconi, era tutto del governo. Oggi scopro che il consigliere Cassarà chiede al Consiglio Comunale di intervenire su una questione nazionale, normativa nazionale, legge, quando io le consiglierei semplicemente di andare dal suo parlamentare di riferimento, come facevate quando c'era un diverso governo, a chiedere un'interrogazione parlamentare per modificare questa scandalosa legge, su questo siamo tutti d'accordo. Però non è il Consiglio Comunale, caro consigliere Cassarà, è di andare dal suo premier Letta, appoggiato da voi, a dire che questa legge è scandalosa, perché è troppo comodo quando c'è qualcuno al governo scagliarsi sulla Lega, PDL, eccetera, e oggi no, oggi è il Consiglio Comunale che deve intervenire. Vada dal suo premier Letta, votato da voi, chieda un'interrogazione parlamentare, al parlamentare Martella, ne avete tanti, chiedete un'interrogazione e dite di modificare questa legge, perché è un insulto al Consiglio Comunale un intervento di questo tono. Lei ha tutti i suoi strumenti con i suoi parlamentari di riferimento per modificare la legge. Il Consiglio Comunale fa altro e deve entrare nel merito delle questioni della differenziata serie per questo territorio, già lo stiamo facendo con Alisea, con Veritas, questi sono i nostri tavoli. La normativa nazionale non la modifica Forcolini e il Consiglio Comunale, la modifica il suo amico Letta, ok? Parliamoci chiari, questa è la puntualizzazione politica, perché le abbiamo subite di tutti i colori quando il governo era di centrodestra, oggi abbassate i pantaloni e vi mettete a 90 gradi su qualsiasi questione, poi arrivate in Consiglio Comunale, voglio capire se il Consiglio parlerà di questa questione scandalosa. Voi dovete tirarla fuori, il vostro governo, questo è il vostro governo. Assessore Susanna. Allora, appunto come già detto il sindaco, per quanto riguarda l'incostituzionalità della TARES, sicuramente il riferimento all'articolo 53 della capacità contributiva è senz'altro un riferimento valido. Purtroppo però non ha la possibilità al comune di legiferare diversamente rispetto a quanto previsto dalla legge statale, quindi noi non possiamo far altro che recepire la normativa regionale e disciplinare quanto c'è permesso. Per quanto riguarda il sistema di tassazione sulla base della qualità e la quantità del rifiuto, anche questo riferimento che ha fatto il consigliere Cassarà è sicuramente un riferimento valido. Non a caso con la LISEA, che è la società che gestisce i rifiuti,
problemi legati al fatto che, ad esempio, utilizzando un sistema di raccolta porta a porta con misurazione del rifiuto, necessiterebbero delle risorse umane superiori.